Ciao a tutti e bentornati in questo nostro appuntamento video. Torniamo a parlare di MB Remote e lo facciamo questa volta non attraverso le funzioni del programma, cose che ormai abbiamo visto praticamente tutte, ma andando a scoprire quelle che sono le cartelle di sistema con il quale lavora MB Remote. Possono essere di due tipi, o la cartella dedicata agli upload di MB Remote oppure le cartelle predefinite di MB Studio. Ovviamente il consiglio è quello di andare immediatamente a impostare le cartelle di MB Studio, quelle predefinite intendo, in modo da avere sempre ben sott'occhio dove vanno i file caricati con MB Remote. Qualora non fosse possibile per motivi organizzativi, non c'è problema, c'è una cartella dedicata all'interno della cartella principale di MB Studio e poi andremo a spostare manualmente i file. Ma andiamo a scoprire subito quali sono e dove si impostano queste cartelle predefinite di MB Studio. Ci spostiamo di grafica, ecco la prima, questa è dove andare a impostare la cartella predefinita per quanto riguarda le canzoni contenute all'interno dell'archivio musicale. La possiamo andare a inserire e modificare attraverso l'archivio musicale, menu canzoni. Nel momento in cui andremo a fare aggiungi canzoni, c'è la possibilità di andare a impostare attraverso questa schermata appunto la cartella predefinita. Se viene impostata una cartella predefinita per le canzoni dell'archivio musicale, ogni qualvolta voi caricherete una canzone nuova all'interno dell'archivio musicale mediante MB Remote, questa verrà caricata direttamente all'interno della cartella predefinita dell'archivio musicale. Nella nuova schermata del menu configurazione, invece, quella dal titolo file casuali pubblicità, andremo a inserire invece le cartelle predefinite appunto per i file casuali e per gli spot. Una volta la configurazione di queste due cartelle erano posizionate in due posti diversi, una in configurazione e l'altra all'interno di MB Spot, oggi sono contenute all'interno della stessa scheda di menu e anche qui, come per l'archivio musicale, se noi andremo a configurare, cosa altamente consigliata, una cartella predefinita sia per i file casuali che per gli spot, ogni qualvolta andremo a caricare un nuovo file tramite MB Remote, che sia esso uno spot o un file casuale, verrà inserito automaticamente all'interno della sua cartella predefinita. Questa è la cartella successiva che andremo a vedere. Nel momento in cui voi utilizzate MB Studio Video, è la cartella dei video statici. Come per tutte le altre cartelle, se voi andrete a inserire un nuovo video statico associato a una canzone che non è un video MP4, l'inserimento di questo video avverrà direttamente all'interno della cartella video statici precedentemente impostata nel menu configurazione. Questa è la cartella predefinita che di default viene associata da MB Studio alle copertine, quindi stesso ragionamento, se caricherete una copertina di un brano, questa verrà caricata direttamente all'interno della cartella prescelta. Anche questa impostazione la troveremo nel menu configurazione. MB Remote Upload invece è la cartella che viene creata la prima volta che viene caricato un file che non è associato ad alcuna cartella predefinita. All'interno di MB Remote Upload troverete una cartella con il nome dell'utente che si è collegato mediante MB Remote e all'interno di ogni cartella troverete i file che quell'utente ha caricato e che MB Studio non ha potuto inserire all'interno di una delle cartelle predefinite precedentemente impostate. Quindi al suo interno troverete di tutto, tutti i file che voi avete caricato e per il quale MB Studio non ha trovato una sua cartella predefinita le troverete all'interno di queste cartelle. Ovviamente una volta caricate voi potrete prendere il singolo file e spostarlo in una cartella a vostro piacimento, purché quella cartella sia inserita all'interno dell'elenco cartelle nel menu configurazione di MB Studio. Bene, spero che sia riuscito a fare chiarezza di questa cosa. Mi raccomando, impostate le cartelle predefinite perché vi permetterà di avere più ordine all'interno dei file. Qualora voi utilizzate più cartelle per i file casuali o per l'archivio musicale, non c'è problema. Caricherete i vostri file nella cartella di sistema MB Remote Upload e poi li andrete a spostare nella vostra cartella preferita contenuta già all'interno dell'elenco cartelle di MB Studio. In questo modo non ci sarà bisogno di rifare il puntamento perché, come sapete, MB Studio va a cercare i file all'interno di ogni cartella inserita in quell'elenco. Bene, direi di aver detto tutto. Mi raccomando, per qualunque cosa, se avete bisogno di assistenza, formazione, io sono a vostra disposizione. Vi auguro buona radio. Visita il sito mediastreamsolution.com per scoprire i servizi a disposizione per la tua radio.